Benvenuti e benvenute. In questo video il gruppo di ricerca Arkansas dell'Università di Siena, composto da Silvia Calamai, Fabio Ardolino, Silvia Bianchi, Rosalba Nodari, Lucio Piccardi e Cecilia Valentini, vi condurrà alla scoperta del mondo degli archivi orali. Se si pronuncia la parola archivio, la mente corre subito a scaffali con faldoni e volumi impolverati. Nell'opinione comune, infatti, l'archivio racchiude documenti, volumi e prodotti materiali. Eppure non di sola carta è fatto un archivio. Un enorme patrimonio immateriale è infatti conservato su dei supporti che molti di noi neanche conoscono più. Vecchie musicassette, cilindri di cera, nastri magnetici, dove si trova traccia di voci provenienti da un passato lontano. È stato stimato che ogni giorno passano davanti ai nostri occhi circa 400.000 immagini, attraverso computer, smartphone, schermi di un televisore. È possibile oggi, in una società quindi estremamente visuale, tornare a riscoprire invece i suoni? Usare ossia l'orecchio e non soltanto l'occhio? Riascoltare le voci del nostro passato può permetterci di ricondurre nelle nostre mura domestiche i suoni dello spazio che abitiamo. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di ritrovamento, restauro e digitalizzazione dei numerosi archivi orali presenti nella nostra penisola. Oggi vogliamo darvi un piccolo assaggio, facendovi fare un viaggio negli archivi orali che vengono custoditi e studiati dal nostro gruppo di ricerca dell'Università di Siena. Le nostre quattro testimonianze spazieranno dalla musica popolare a testimonianze storiche, a registrazioni di personaggi famosi, così da offrire un'idea del variegato e affascinante mondo degli archivi orali. La nostra prima tappa ci porta in Germania. Negli anni 70 la storica Anna Maria Bruzzone intervista cinque donne che hanno vissuto la deportazione a Ravensbrück, un campo di concentramento femminile della Germania nazista. Le memorie di queste donne così raccolte danno vita a un libro, edito da Einaudi, Le donne di Ravensbrück, scritto assieme a una delle testimoni, la staffetta partigiana Lidia Beccaria Rolfi. Le voci di quelle donne possono essere riascoltate oggi grazie al ritrovamento e alla digitalizzazione dell'archivio Bruzzone, costruito proprio nell'Ateneo di Siena, nella sede di Arezzo. In questo spezzone che ascoltiamo, Lidia Beccaria Rolfi racconta come le deportate fossero costrette a mangiare senza cucchiaio in un processo di disumanizzazione che aveva come obiettivo quella di renderle simili a delle bestie. Cucchiaio. E perché non danno cucchiaio? Rientra nello stesso tipo di discorso. Volendoti disumanizzare, ridurti a livello di bestia, sì, la bestia allerga. Allora, istintivamente, tu già psicologicamente sei pronto a sentirti animale. E tanto è vero che una delle prime cose che il deportato acquista in campo è il cucchiaio, per non sentirsi bestia. Cioè, chi tenta di reagire o lo ruba, o lo L'acquista, compra, sì. o lo acquista con il pane, ma acquista sto cucchiaio per potersi sentire meno animale. Per la maggioranza delle persone, l'ottava rima è probabilmente solo il metro poetico usato in alcuni dei più noti classici della letteratura italiana, come l'Orlando Furioso o la Gerusalemme Liberata. Per un abitante dell'Italia centrale, però, Toscana, Umbria o Lazio, l'ottava rima rimanda a un'antica forma di tradizione poetica estemporanea e improvvisata. In una gara poetica di ottava, la giuria sceglie un tema su cui i due poeti sono chiamati a improvvisare, rispettando rigorosi vincoli metrici. Dopo la declamazione delle cosiddette ottave di saluto rivolte al pubblico, il primo poeta dà avvio al contrasto. La rima baciata degli ultimi due versi costituirà il cosiddetto obbligo di rima. Il poeta che risponde deve infatti replicare, facendo rimare il suo primo verso con l'ultimo verso del poeta che lo precede. Alla fine del contrasto è la giuria che decide il vincitore. Oggi possiamo ascoltare in contrasti in ottava rima all'interno di sagre, festival estivi, eventi paesani, ma anni fa l'ottava era anche un modo per accompagnare i lavoratori durante le loro lunghe giornate di fatica. In questo video, custodito nella banca della memoria del Casentino, il Fabbro Angiolino recita un'ottava. Il progetto Listen, finanziato da Regione Toscana, Unicop Firenze ed Ecomuseo del Casentino, mira proprio a valorizzare l'ingente patrimonio archivistico video-digitale
dedicato alla cultura materiale e immateriale del Casentino. Ora ricordo quando ero bambino, ormai tant'anni di un tempo lontano. C'era mio padre, gli stavo vicino, a fare il fabbro gli davo una mano. I boscaioli dell'Areto Casentino, e specialmente quelli di Papiano, avevano nome a ritagliatori sgherri, a Pagliericcio venivano a fai ferri. Oh, mente mia, ricordi che rinserri, se ci pensi ti coglie l'emozione. Quando sta gente veniva a fa ferri, erano momenti di tribolazione. E se nel ricordare ora non erri, erano già pronti per l'emigrazione. Il sacco a spalla era la loro insegna e andavano a finire anche in Sardegna. Caterina Bueno, Caterina Raccatta Canzoni, è stata una delle più note protagoniste della stagione del folk revival italiano. Cantante, interprete, ma anche appassionata della ricerca sul campo, a bordo della sua Fiat 500 armata di mangianastri, Caterina ha raccolto un ingente patrimonio di canti popolari toscani e dell'Italia centrale. Ha viaggiato attraverso campagne e paesi toscani, registrando contadini, artigiani, uomini e donne comuni toscani che cantano diverse forme di canti popolari, in inanne, ottave, stornelli, canzoni narrative, canzoni politiche e molto altro. Questo ingente patrimonio, che sono più di 700 ore di registrazione su nastri e cassette, era però smembrato e frammentato, conservato da diversi eredi. La digitalizzazione ha permesso di unificare l'archivio e renderlo per la prima volta accessibile nella sua interezza. Ascoltiamo qui un canto molto noto di tutta l'Italia centro-meridionale, il Bel Pescatore dell'Onda. Si tratta probabilmente di un'informatrice registrata da Caterina Bueno durante i suoi rilevamenti in Toscana. Dell'onda, bel pescatore dell'onda, bel pescatore dell'onda, ripescami, ripescami, ripescami l'anel. Quando l'avrò pescato, quando l'avrò pescato, quando l'avrò pescato, che cosa mi darai? Ti darò 100 scudi, ti darò 100 scudi, ti darò 100 scudi, e borsa ricama. Non voglio 100 scudi, non voglio 100 scudi, non voglio 100 scudi, né borsa ricama. Voglio solo un bacino, voglio un bacin d'amore, voglio un bacin d'amore. Il cuore ti darò. Dai, 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 dai. A partire dagli anni Ottanta, la discoteca di Stato, oggi Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, ha realizzato alcuni cicli di interviste sonore a personaggi di spicco della cultura e dell'economia italiane. Questo materiale verrà pubblicato prossimamente su un portale online chiamato Ti racconto in italiano, corredato da informazioni e descrizioni che ne rendano più facilmente fruibile il contenuto. Sarà così possibile ascoltare le voci di artisti, scrittori, poeti e imprenditori protagonisti del Novecento. Vi proponiamo adesso un estratto in cui l'editore Sergio Giunti racconta le sue impressioni dell'alluvione di Firenze del 1966. C'era una situazione un po' di genere, veramente strana, una situazione del genere. Ma una situazione del genere non era solamente nota, perché poi anche nel giorno seguente, nei giorni seguenti, a Firenze c'era una strana euforia. La gente non era disperata, ma anzitutto si aiutavano l'altro, persone che non si conoscevano assolutamente. Ma noi non abbiamo pensato
cosa ha voluto dire in una città come Firenze di 400.000 abitanti, dove il centro è stato allagato, il pian terreno, il primo piano e l'acqua è arrivata in certi casi vicino al secondo, comunque il primo piano era allagato, non si è sentito parlare di uno sfollato. Ma dove sono andati a finire la gente che abitava lì? Te lo dico io, tutti al piano di sopra, o al piano di sopra ancora, ospiti. Questa è una cosa fantastica. A testimonianza, terminiamo il nostro breve viaggio negli archivi orali. Quello degli archivi orali è un mondo fragile, fatto da supporti deteriorabili e di voci sbiadite. Qui all'Università di Siena cerchiamo di conservare la memoria e il valore scientifico delle voci registrate. Ci impegniamo, insomma, per dare giusto rilievo alle conoscenze antropologiche, storiche e linguistiche che ci vengono tramandate dalle voci di altri tempi. Chissà cosa ci serverà il prossimo cassetto dimenticato in una soffitta della voce.